Al fine di mettere alla prova il sistema e le sue capacità di visualizzazione realistica, sono stati ricostruiti alcuni ambienti ad alto dettaglio geometrico e visivo, come gli interni di un'automobile correntemente sul mercato. La prova consiste nella valutazione di varie configurazioni di composizione degli interni dell'auto e del grado di coinvolgimento dell'utente immerso nell'ambiente virtuale. Il sistema di visualizzazione multischermo è dotato anche di acquisizione dei dati del tracciamento spaziale, delle mani e del capo dell'osservatore. Grazie all'uso di un paio di guanti provvisti di contatti elettrici, capaci di trasmettere al software comandi completamente programmabili, l'operatore è in grado di controllare completamente il modello digitale attraverso input di tipo tridimensionale. Attraverso i movimenti degli arti, il progettista o designer attiva comandi di visualizzazione e di modifica del modello stesso. Per sfruttare appieno le potenzialità di questa attrezzatura, è stato sviluppato un applicativo di modellazione delle superfici che implementa funzionalità e algoritmi matematici specifici. Infatti l'operatore è in grado, gestendo uno strumento virtuale curva parametrica collegato a un movimento di una mano e completamente modificabile, di modellare una superficie 3D per involuzione delle posizioni di tale curva nel tempo e nello spazio. La superficie risultante viene visualizzata in tempo reale durante la modifica, a differenza della totalità dei software commerciali che richiedono numerosi passi prima di poter controllare visivamente il risultato del lavoro. In questo ambiente risulta di particolare utilità l'impiego di modelli 3D in scala reale. Passando da sistemi di visualizzazione di ampie dimensioni ad attrezzature estremamente portabili e indossabili, il CBEM ha sviluppato un equipaggiamento a basso costo per la visione personale interattiva. Il PAA, Personal Active Assistant, è costituito da un calcolatore di piccole dimensioni da portare in cintura e una telecamera solidale con un visore. Il sistema di visione è dotato di funzioni di sovrapposizione di immagini, renderizzate in tempo reale alla visione esterna. Il software operante sul calcolatore del PAA è in grado di elaborare le sequenze video provenienti dalla telecamera, riconoscere e confrontare alcune forme grafiche estratte dal fotogramma corrente con quelle già immagazzinate nel sistema. Il confronto permette di calcolare in tempo reale la posizione relativa della telecamera, quindi dell'osservatore, rispetto all'oggetto che riporta la forma grafica raffigurata sopra una propria superficie. In tal modo è possibile far coincidere una telecamera virtuale con l'osservatore reale e vedere sincronizzate parti di scenario digitale con il mondo reale visibile esternamente. Il risultato sarà dato da una sovrapposizione e composizione di reale e virtuale visibile attraverso il visore. Ad esempio, sarà possibile, facendo corrispondere ad un determinato oggetto grafico un modello 3D di un quadro di Monet, eseguire l'operazione virtuale di appenderlo ad un muro reale. La visualizzazione di modelli complessi in scala ridotta si presenta come operazione semplice e intuitiva, consentendo anche all'osservatore di muoversi attorno all'oggetto virtuale, come se fosse realmente presente nella stanza. L'uso di modelli di complessità superiore permette di visualizzare e lavorare a un livello di simulazione decisamente superiore direttamente nell'ambiente reale. La qualità della simulazione trae inoltre grande vantaggio anche dall'utilizzo di modelli in scala 1 a 1. L'impiego del PIA con modelli 3D realistici permette di mettere in atto simulazioni guidate per l'addestramento e il montaggio, nelle quali il sistema riconosce i componenti veri da montare e istruisce con precise indicazioni interattive l'operatore nelle varie fasi del lavoro. Supponendo di voler far eseguire correttamente ad un operatore una sequenza di montaggio, come l'inserimento successivo su una vite di due rondelli, un distanziale, una flangia e un dado di serraggio, l'utilizzatore può affrontare direttamente l'operazione aiutato in tempo reale dal PAA.
Il software, eseguendo istantaneamente il riconoscimento degli oggetti e la rappresentazione virtuale in sovrapposizione delle indicazioni di avvicinamento e controllo della scelta dei componenti corretti, è in grado di guidare, correggere e ottimizzare immediatamente le azioni umane, senza che l'operatore sia per nulla istruito sulla sequenza delle operazioni da compiere. L'assistenza virtuale fornita dal PIA può avere un'interessante applicazione anche in ambito industriale, per migliorare preventivamente il montaggio di attrezzature complesse o evitare errori gravi nell'assemblaggio di componenti pericolosi o facilmente danneggiabili. L'operatore visualizza dunque in scala reale e direttamente in posizione effettiva il componente o l'assemblaggio virtuale, precedentemente progettato e modellato mediante CAD 3D. In tal modo il livello di simulazione è tale da permettere al progettista di valutare il progetto direttamente in officina, prima ancora di aver realizzato qualsiasi prototipo. Con questi ed altri sistemi, l'Università di Bologna si pone all'avanguardia nella ricerca che riguarda i campi del CAD e delle interfacce uomo-macchina avanzate, nonché delle metodologie di progettazione e ottimizzazione più innovative.